questa puntata. Insisto a parlare di schermature. Alcuni miei primi piani inutili. Mostro del rispetto per alcuni marchi storici. Benvenuti alla prima puntata dell'edizione 2010 della rubrica di approfondimento di Beer nell'Liuteria. Questa volta vi parlerò di un tipico intervento che molti clienti mi richiedono di eseguire sul loro basso industriale. Per non ferire la sensibilità di nessuno di voi, stavolta ho mascherato la paletta con un apposito involucro ad alte prestazioni, rendendo il basso irriconoscibile. I difetti lamentati dal cliente erano: eccessiva rumorosità, suono gracile e povero di armonici, scarsa resistenza ai radiodisturbi. Chissà da cosa può dipendere. Sollevando il battipenna si può subito notare la totale mancanza di una schermatura e i pick-up sono degli imbarazzanti ceramici dallo scarso valore. La mia soluzione è stata questa: per prima cosa sostituire i pick-up con dei pick-up Biernel artigianali, schermare l'intera cavità dei controlli. Le bobine dei miei pick-up sono schermate individualmente e poi collegate in cancellazione di rumore. Anche il ponte verrà sostituito con uno più stabile e roccioso. Il cliente ha anche deciso di montare un fantasiosissimo battipenna rosa perlato, che io mi limito a installare senza fare troppe domande. La differenza adesso è notevole. Il basso ha acquistato definizione, silenziosità, dinamica, sustain e corpo sulle basse frequenze. E con questo significativo risultato vi do appuntamento alla prossima puntata e sulle pagine di www.biernel.com.